Marco Principi da bandiera della Castelfrettese come giocatore, quasi 200 gol in carriera, a dirigente responsabile dell'area tecnica della Castelfrettese, una bella soddisfazione il ritorno in promozione dopo 9 anni di assenza. Ti dico la verità, dai, sabato scorso mi sono emozionato per quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo conquistato, perché dopo tanti anni di sacrifici, tanti anni di passione, perché intanto negli ultimi anni con la retrocessione in seconda categoria, dove io ero l'ex direttore sportivo e con l'avvento della nuova società ci siamo ritrovati e abbiamo messo le basi nel giro di 3 anni per ritornare in un campionato che più ci addice, perché intanto la Castelfrettese, a parte gli ultimi 9 anni, nelle ultime 20 stagioni, negli ultimi 20 anni precedenti ha fatto sempre eccellenza e promozione, quindi è stato un traguardo raggiunto prima del previsto anche. Pensavo che quest'anno non ce l'avessimo fatta, perché c'erano squadre attrezzate, società che venivano da categorie superiori dove avevano investito tanto e con giocatori di qualità. Però noi ci abbiamo messo del nostro, dalla società, dallo staff tecnico alla squadra, e tutti insieme abbiamo coronato un sogno che è diventato realtà. Campionato molto competitivo per la presenza di grandi squadre come Filotranese, Sassofferato Genga, ma tante altre realtà competitive che hanno lottato per le prime posizioni fino all'ultimo. Quindi, ancor più merito aver vinto un girone del genere con una squadra che ha fatto solo 2 sconfitte in 30 partite. Guarda, ti dico la verità, stanno il livello della prima categoria. Era da tanti anni che non lo vedevo, era livellato verso l'alto, cioè c'erano due o tre squadre veramente forti, ma anche il resto erano tutte organizzate bene, dal Borgo Minonna, che non è più, cioè è sempre una pretendente per il titolo, perché è una squadra forte, quadrata, lo stesso Staffolo che veniva dall'anno prima ai playoff, Chiaravalle. Cioè, anche lo stesso Monserra che va a fare i play-out, ma è una squadra forte, con nomi e con gente di categoria e qualche giocatore anche di categoria superiore. Quindi è stato un campionato difficile, dove su tutte le domeniche te l'andavi a giocare ed era difficile, cioè era difficile uscire con un risultato positivo, ma noi con la nostra caparbietà e forza del gruppo siamo riusciti anche a sopperire a queste cose e a raggiungere l'obiettivo. Insieme al resto dello staff dirigenziale, hai fortemente voluto sin dal primo giorno il ritorno di Yuri Bugari sulla panchina biancorossa, conoscendolo da prima come giocatore, poi anche come mister alla Castelfrettese diverse stagioni or sono, e la scommessa è stata vincente perché lui, insieme al suo staff, ha dato un'impronta e una mentalità vincenti a tutta la squadra, a tutto l'ambiente. Sì, guarda, con Yuri ci conoscevamo già da prima da giocatori, ci siamo sfidati varie volte. Poi l'anno di Castelferretti, che lui ha fatto il miracolo qui in prima categoria dove ha salvato la squadra, io non c'ero perché lui era Loreto, ma tutti i ragazzi me l'hanno parlato sempre molto molto bene, ma infatti si vede da durante la settimana come prepara gli allenamenti, come prepara tutto, come è un meticoloso su tutto, da quello che ha voluto, dal vice Mattia Principi al preparatore atletico, al fisioterapista Mattia Magistrelli. Cioè, da queste cose si è capito che voleva far bene, e poi quando il lavoro, dopo il lavoro paga, dopo. La forza della Castelfrettese non sono stati i nomi, ma è stato il gruppo di 28 giocatori. Tutti hanno dato un'impronta importante alla loro stagione, hanno contribuito a questo traguardo. La profondità della rosa ha fatto la differenza. Sì, ma intanto in queste categorie non c'è bisogno di tante volte di giocatori di spessore, ma c'è bisogno di gente che quando va in campo la prima cosa che deve mettere è la voglia, lo spirito del sacrificio, e poi tutto il resto viene da sé, perché intanto
con il gruppo in queste categorie si vincono i campionati, poi il bel gioco, tutte le altre cose vengono dopo, ma se non ci metti queste due componenti, il gruppo e la voglia di fare, non vai da nessuna parte. Insieme al presidente Bonacci e tutto il resto della dirigenza, ma parlo anche per preparatore dei portieri Gambadori, al vice allenatore Mattia Principi e ai giocatori Frattesi e Quercetti, tu sei uno di quelli che non ha mai abbandonato i colori biancorossi, quindi rivederli, splendere, andare in promozione è una soddisfazione doppia. Sì, sì, io parte qualche parentesi qua e là, ma i colori biancorossi ce l'ho cuciti addosso, diciamo. E l'abbraccio finale con Mattia Frattesi dopo Monserra è stato l'epilogo di tutto e ci siamo detti delle cose che rimarranno tra di noi, ma è stato, guarda, ancora mi vengono i brividi, ma è state delle cose veramente emozionanti. Cioè, con dei ragazzi abbiamo un rapporto speciale, con Mattia, ma con Samuele Gambadori più di tutti, perché con Samu abbiamo condiviso gioie e dolori per questa società. Poi con Maurizio Bacchieca, che quest'anno è ritornato, ma anche Mattia Principi, Michele Quercetti, sono tutti ragazzi dove mi ci sono confrontato sia da giocatore che da direttore sportivo, e c'è stato sempre stima, e perché sono dei bravi ragazzi e con loro abbiamo ricondiviso questo, abbiamo riportato la Castelfrettese dove merita. Sei impegnato a 360 gradi anche nel settore giovanile, dove fare allenatore, dove comunque coordini un po' tutto il movimento insieme a Renzo Amagliani e Maurizio Zandegu. E un commento su questo vivaio che è in forte crescita sia dal punto di vista dei numeri che dal punto di vista qualitativo. Allora, sì, il settore giovanile pure questo è stato è stato una scommessa per noi, perché 4 anni fa, quando l'abbiamo preso, ormai è il quinto anno, dopo mettiamoci 2 anni di Covid, eravamo messi, cioè avevamo solo 45 ragazzini, eravamo ripartiti con 45 ragazzini, ma la caparbietà, la voglia di far bene di Renzo, di Danilo Cantarini, perché intanto pure Danilo, siamo ripartiti io, Danilo e Renzo, e siamo ripartiti e adesso abbiamo 142 ragazzi e stiamo facendo bene, i numeri ci sono e ci sono tutte le prerogative per far bene, ma io quello che dico e quello che mi sono prefissato e quello che voglio che vogliamo dalla società è che ogni anno dobbiamo mettere più ragazzi possibili in prima squadra, perché quello che deve fare un settore giovanile, perché un settore giovanile si può vincere, si può perdere, però noi dobbiamo creare i ragazzini, dobbiamo farli diventare uomini. E questi uomini ogni anno ne dobbiamo mettere il più possibile dentro in prima squadra, fargli sentire il senso d'appartenenza, fargli sentire che loro devono lottare per una società che è gloriosa, e quindi adesso si può vincere, si può perdere, però quello che deve essere, loro devono essere pronti tra 2-3 anni per fare il grande salto e portare la Castelfrettese traguardi sempre più ambiziosi. L'avvento in promozione da con la necessità di giocare con i fuori quota, dà ulteriore visibilità al settore giovanile, un ulteriore sbocco per impiegare sempre più elementi del vivaio nel tempo in prima squadra. Sì, sì, quello che dicevamo prima, tanto l'obiettivo è quello, anche perché il ragazzo, poi se uno merita, dopo dipende sempre dal ragazzo, perché il ragazzo innanzitutto deve meritare prima di tutto, deve dimostrare. Ci saranno difficoltà, perché intanto l'avvento da passare da una squadra lieve a una squadra juniores in prima squadra cambia dal giorno alla notte. Loro se lo devono prefissare, se lo devono mettere in testa, che non è così, cioè non è così scontato. Perciò, facendo i sacrifici, mettendosi a disposizione dell'allenatore, prendendo anche qualche batosta, perché qualche panchina, qualche tribuna non fa male, quindi loro devono essere consapevoli di dare il massimo, e sono sicuro che se uno dà il massimo alla fine la spunta. Grazie.